Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 28 ottobre l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in merito alla vicenda giudiziaria dei rimborsi spese in Regione. L'Aula ha poi nominato i revisori dei conti dell'azienda ospedaliera Mauriziano di Torino e della SL Cuneo 1. La stessa Commissione Cultura ha licenziato a maggioranza il 27 ottobre la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016. Consultazione il 29 ottobre in Commissione Sanità sul disegno di legge per dotare la Regione di una normativa sul servizio civile sulla base della legislazione nazionale. Il nuovo testo prevede anche la realizzazione di progetti finalizzati a sperimentazione e promozione di forme innovative del servizio civile in Piemonte. Sarà inoltre istituito l'albo regionale degli enti di servizio civile. Tutte faccine verdi per il Consiglio regionale e quanto emerge dalla bussola della trasparenza, piattaforma web del governo dove verificare se un sito web soddisfa i criteri sulla trasparenza. Il sito dell'Assemblea Piemontese risponde a tutti i requisiti richiesti, che vengono evidenziati tramite le emoticon, molto utilizzate nel linguaggio digitale. 1914-1915, il liberalismo italiano alla prova, è stato il titolo del convegno svolto a Palazzo Lascaris. Al centro dell'attenzione, la figura di Giovanni Giolitti, passato alla storia come il più grande statista italiano dopo Cavour. Aldo Alessandro Mola, storico. Proprio negli anni di Giolitti era un'Italia rispettata da tutte le grandi potenze, che stava crescendo bene, che aveva un Parlamento molto attivo, una classe dirigente che garantì uno sviluppo economico che fino a quel momento non era stato realizzato. Valerio Zanone, Fondazione Einaudi. Giolitti sosteneva una linea di neutralità, aveva capito meglio degli interventisti che la guerra, che si sperava fosse una breve avventura, era invece destinata a durare a lungo, produrre costi, soprattutto umani, gravissimi. Il 4 novembre a Palazzo Lascaris, in occasione della commemorazione prevista nella seduta del Consiglio regionale, sarà presentata la mostra Un fiume di ricordi, l'alluvione del 4-5-6 novembre 94 nelle foto di allora. La rassegna fotografica sarà poi trasferita ad Alba dal 5 all'8 novembre e successivamente sarà a disposizione per essere esposta nei comuni colpiti dall'evento alluvionale. Appuntamenti. Fino al 12 novembre all'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino è visibile la mostra To Create, scenografie emergenti, viaggio ideale nella creatività e nell'estro, con disegni, bozzetti, foto e video di prodotti scenografici adattati alle nuove esigenze di mercato. In mostra fino al 30 novembre alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Capirghia, i 100 anni del mito, realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Universitaria, il Museo del Cinema e la Sartoria De Valle. L'esposizione celebra il centenario della pellicola del regista astigiano Giovanni Pastrone. È tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.